Siamo alla Wolsoniana nella ricostruzione completa di un salotto Art Nouveau acquistato da una famiglia di Tranine intorno al 1902, realizzato dalla ditta Luigi Fontana di Milano. L'acquisto avvenne in occasione dell'esposizione di Torino che celebrò e consacrò l'Art Nouveau in Italia, lo stile emergente che nel nostro paese ebbe due definizioni specifiche. Da un lato Liberty, prendendo spunto dal nome del famoso Liberty Store di Londra, dall'altro stile floreale, perché in moltissimi fenomeni artistici collegati a questo stile, a questo gusto, troviamo apparati decorativi e ornamenti che prendono ispirazione dal mondo vegetale e floreale. Da lì quindi lo stile floreale, che in realtà assomma anche una caratteristica strutturale nelle opere dell'Art Nouveau, proprio nella linea dinamica serpentina che caratterizza e impronta tutte le opere realizzate in quest'epoca.